nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa, La Chiesa nella città. Come sempre facciamo in questo tempo di avvento, andiamo subito in Duomo. È la quinta domenica dell'Avvento Ambrosiano e la predicazione naturalmente è quella dell'Arcivescovo, il Cardinale Scola. Giustizia, uguaglianza, equità, solidarietà a tutti i livelli sono compiutamente possibili per il tenero personale abbraccio di Dio Padre, che rende tutta l'umanità una grande famiglia, dove ognuno ha pari dignità. È la quinta domenica dell'Avvento Ambrosiano, dedicata al precursore Giovanni Battista e al dovere, dice il Cardinale, che ne viene oggi per tutti noi, della testimonianza. Prosegue la riflessione in Duomo dell'Arcivescovo nelle celebrazioni eucaristiche domenicali. Sono chiamati questa settimana ad animare la liturgia il rinnovamento dello spirito, il cammino neocatecumenale e la Legio Maria. Concelebrano molti sacerdoti, anche di comunità sul territorio, presenti, come Varano Borghi. È proprio dal cammino finora vissuto che ci separa dall'ormai prossimo Natale prende il via la riflessione del Cardinale, che da subito indica il senso della parola salvezza. Cosa significa la parola salvezza? In tutte le religioni, nel cuore di ogni uomo, significa la possibilità di durare per sempre, che il nostro enigma sia sciolto e risolto. Una tesa fiduciosa che nella liturgia di questa quinta domenica si fa voce di un uomo e compito affidato a colui che viene detto appunto il precursore. A pensarci bene, precursore è un altro modo di dire testimone, una parola chiave del cristianesimo che ritorna in continuazione nella predicazione di Papa Francesco. Tutto ciò può essere tradotto per noi nella logica dell'essere in relazione. E qui l'arcivescovo definisce un test per verificare quale sia il modo proprio dei cristiani per stare nel mondo. È l'alternativa fra l'appartenere solo a noi stessi, la malattia mortale del narcisismo, che è un carattere dominante dell'individualismo odierno, oppure l'appartenere a Cristo, espressione di un io, di una persona che vuole sempre essere in relazione. In questa alternativa si gioca non solo l'essere credenti, ma anche cittadini. Non si può contribuire alla vita buona, all'amicizia civica, in una parola alla giustizia e alla pace, se non si sceglie per la seconda posizione. E se comunque il testimone per eccellenza non è Giovanni ma Gesù stesso che rivela il volto del Padre e lo rende amabile per i nostri occhi, dalla sua appartenenza a Lui deriva così il miracolo dell'unità, che va oltre ogni conflitto. Tutti parte di una grande famiglia umana, un uno che ancora una volta possiamo tradurre nel terzo millennio con parole comprensibili che il Cardinale non a caso scandisce. È così esaltata fin da quei tempi la pari dignità di ogni persona. Non c'è bisogno di dimostrare quanto questo fattore sia prezioso per la vita in società, soprattutto in un momento di travaglio come quello che stiamo attraversando. Giustizia, uguaglianza, equità, solidarietà, pace, a tutti i livelli sono compiutamente possibili per il tenero personale abbraccio del Padre. Come a dire, non è un'utopia edificare a livello personale, comunitario, sociale e geopolitico la pace. Poi, in conclusione della celebrazione, l'accensione presso l'altare laterale di San Giovanni Bono di una preziosa vetrata del secolo XIV, rappresentante la Natività, che può diventare occasione di venerazione, spiega il Cardinale, lungo la novena. E se accettate un consiglio, andate a vedere in Duomo questa bellissima vetrata che è stata restaurata ed è veramente qualche cosa vederla così da vicino di splendido. Per chi ci ascolta ovviamente prima di domenica alle 17:30, vi ricordo la sesta e ultima domenica dell'Avvento Ambrosiano, 22 dicembre, domenica detta della Divina Maternità della Beata Vergine Maria, diretta come sempre su Telenova 2, canale 664,
dalle 17:25. In ogni caso, per tutti, invece, martedì 24 dicembre, ore 23:20, sempre dal Duomo, veglia di Natale ed Eucaristia. Nella notte, presiedute dal Cardinale, alle 23:20 inizia la diretta su Telenova 2, ma sarà anche in diretta su Telenova e anche sul satellite, sulla piattaforma Sky, al canale 830. E così pure dalle 22:50 circa lo speciale Natale della Chiesa della Città che precede questa fondamentale celebrazione dell'anno liturgico. Bene. In questi giorni a Milano una presentazione importante per un libro che ormai è diventato un classico, non solo una strenna natalizia. Parliamo di Foto ANSA, le più belle foto della più importante agenzia di stampa italiana. E noi eravamo lì presenti al Grande Museo del Duomo perché il cuore della presentazione è stata una riflessione affidata al Cardinale Scola, che non è certo un giornalista, ci perdonerà se diciamo così, il perché questo si sia voluto appunto organizzare in questo modo, ponendo l'Arcivescovo a parlare di questo libro di fotografie, lo scoprite nel servizio. Non vi è dubbio che il 2013 sarà segnato nella storia dalla rinuncia al soglio di Papa Benedetto XVI e dall'elezione di Papa Francesco. E infatti l'ormai tradizionale libro fotografico dell'ANSA, che da 9 anni raccoglie le immagini più belle dei 12 mesi, non poteva che aprire con quello scatto, tanto incredibile da parere un fotomontaggio, del fulmine che sfiora la cupola di San Pietro l'11 febbraio, giorno dell'annuncio delle dimissioni di Josef Ratzinger. Foto che non apre solo il bel saggio di oltre 380 pagine, ma l'intera prima sezione dedicata a due papi in Vaticano. Forse anche per questo la presentazione di Foto ANSA 2013, svoltasi a Milano presso il Grande Museo del Duomo, con l'intervento centrale affidato al Cardinale Scola, ha avuto il senso di una profonda riflessione sugli eventi di Chiesa vissuti in questi mesi, per non rimanere solo fermi a un'evidente ma superficiale emozione. Il cuore, d'altra parte, lo si capisce con chiarezza, tra tante immagini pur diverse, torna sempre lì, a San Pietro. Personalmente, vedendo le fotografie del punto 1 del libro di ANSA, sono stato condotto a inserire il gesto di straordinaria importanza di Benedetto XVI nel contesto di recezione, di maturazione degli insegnamenti del Concilio e nello stesso tempo a riconoscere che veramente, come la Chiesa sempre insegna, lo spirito non la abbandona mai. Non a caso il titolo della relazione del Cardinale è Da Benedetto a Francesco, tra sorpresa e grazia, laddove sorpresa non ha bisogno di spiegazione e la grazia, in una dimensione pienamente cristiana, spiega da dove viene la sorpresa. I due papi, l'analisi articolata del Cardinale definisce i passaggi chiave di un tempo di crisi per le Chiese europee, dalle preveggenti osservazioni di Giovanni Battista Montini alla dimensione pastorale del Vaticano II, sono e rimangono comunque entrambi testimoni di gioia, misericordia e speranza, anche nelle fotografie. Quest'anno è stata così importante la successione di un Papa ad un altro Papa, rimanendo il primo ancora in vita, che avevamo addirittura pensato di dedicare l'intero libro a questo evento. Poi abbiamo rispettato la tradizione. Proprio perché, dall'ultimo cristiano che muore martire dimenticato al credente del terzo millennio in crisi di identità fino ai papi, l'annuncio e la gioia del Vangelo sono tutt'uno e raccontano un incontro, quello con la persona viva di Cristo. L'elezione della figura di Papa Francesco, che sta toccando il cuore di un'immensa quantità di donne e di uomini, anche non cristiani, sta ridando anche alle chiese più stanche, come sono quelle di Europa, speranza, slancio, fiducia. E io credo che questo sarà per il bene non tanto e non solo della Chiesa, perché la Chiesa esiste per il mondo, sarà per il bene di tutti gli uomini, una proposta interessante che vale la pena almeno di prendere in considerazione. Ancora per noi una segnalazione dal Duomo in questi giorni così importanti. Mercoledì 25 dicembre, Natale, alle ore 11, il Cardinale presiede il Pontificale nella solennità del Natale del Signore. Ore 10:55, diretta su Telenova 2.
Come abbiamo visto nelle foto di ANSA, una prospettiva mondiale ampliata. E continuiamo, vogliamo continuare in questo contesto con l'anteprima dei temi del prossimo numero della rivista Oasis, che appunto si occupa di questioni internazionali, di dialogo, di confronto tra il cristianesimo e l'Islam. La secolarizzazione e l'ideologia e come gli sviluppi, le modificazioni, ma soprattutto le derive più temibili, pongono oggi le fedi sul crinale, come appunto si intitola l'ultimo numero della rivista Oasis, presentato e approfondito in anteprima a Milano presso la sede milanese della fondazione omonima, che ha come mission la conoscenza tra le due sponde del Mediterraneo. A discuterne, con l'introduzione dei direttori della rivista, Maria Laura Conte e Martino Diez, Lorenzo Ornaghi, presidente di ASERI, l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali della Cattolica, e l'inviato e gran conoscitore del Medio Oriente, Lorenzo Cremonesi. Ciò che emerge dal complesso degli articoli è davvero di nuovo il ruolo dell'Europa, che non può essere un ruolo retorico di evocazione con stereotipi dell'umanesimo europeo, ma è un invito, come dire, ad avviare processi davvero nuovi, in ciò corrispondendo anche l'invito del Papa Francesco. Particolarmente interessante in questo numero di Oasis, aperto da una riflessione del Cardinale Scola, anche l'ampia sezione dedicata alla Siria, con immagini e opinioni di esponenti rappresentativi, da Michel Kilo, dissidente esule a Parigi, a Maria Saadek, parlamentare di Damasco. Questioni che interrogano sia cristiani che musulmani, ponendoli di fronte alla sfida comune di interpretare i grandi cambiamenti in atto, senza cedere a una duplice tentazione, la privatizzazione della religione da una parte e la sua trasformazione in ideologia politica dall'altra. Un tema davvero importante, importante per tutte le religioni, importante anche per i cattolici. E credo che il bello di questo numero, una rivista che cresce di numero in numero, sia appunto quello di proporre anche articoli con una forma, così potremmo dire, un po' fuori dal coro, cioè articoli che invitano davvero e quasi costringono a riflettere fuori dagli stereotipi. Proseguiamo con le segnalazioni dalla cattedrale. Nel 2014, mercoledì 1 gennaio alle ore 17:30, la tradizionale Eucaristia presieduta dal Cardinale con la partecipazione dei rappresentanti delle chiese cristiane di Milano, diretta ore 17:25 su Telenova 2, ve lo ricordo ancora, canale 664. Noi naturalmente vi segnaliamo le dirette delle celebrazioni eucaristiche presiedute dal Cardinale, ma nei giorni che non sono solennità, Natale o il primo dell'anno, vi sono comunque tutte le dirette consuete delle messe dal Duomo. Ora per noi, per la prima parte del programma, è tutto, ma restate con noi perché torniamo tra pochissimo dopo la pubblicità. Questa seconda parte del programma in questa stagione cerchiamo sempre di iniziarla con le visite dell'arcivescovo alle parrocchie, nei decanati, insomma tra la sua gente, un ministero pastorale che il cardinale dice sempre che è tra i più importanti, se non il più importante. Ora andiamo allora insieme con lui a Desio, che ha dato i natali a Pio XI e anche a Monsignor Luigi Giussani. È stato davvero un bel pomeriggio, articolato, ve lo raccontiamo così. Benvenuto, vogliamo comporre davanti a lei il puzzle dell'oratorio con le foto dei nostri gruppi. Dicono così i ragazzi dello storico oratorio di Desio, dedicato alla Beata Vergine Immacolata, spazio di educazione amatissimo nella città da oltre 150 anni, che restaurato con una ristrutturazione durata circa un anno, viene benedetto appunto dall'arcivescovo, accolto dal prevosto Monsignor Elio Burlon e dal vicario episcopale per la zona quinta Monsignor Patrizio Garascia. In questa società fluida e spesso traballante, scrivere insieme la nostra storia è decisivo per la bellezza e la bontà di ognuno, come ci dice il Signore che ha portato il principio di comunione tra noi. L'oratorio sta diventando più che mai importante ed attuale proprio perché tende a coinvolgere in modi diversi tutte le generazioni, da quella dei nonni fino a quella dei più piccoli. Ecco, io vi raccomando di viverlo così. Poi, dopo un breve tragitto per le vie della Desio antica, l'arcivescovo fa visita alla casa natale di Papa Pio X, Achille Ratti.
Nella sala dove trovano posto, tra tanti cimeli preziosi, gli arredi originali dello studio del Cardinale Ratti come arcivescovo di Milano, il presidente della Fondazione Casa Natale Pio XI, Cucchiani, e Agostino Gavazzi, presidente del Centro Internazionale di Studi e Documentazione Pio XI, spiegano il senso di una memoria particolarmente sentita ad Esio e apprezzata dal Cardinale. Pio XI è stato un uomo di grandi vedute, la sua poliedrica esperienza è stata assai preziosa per tutta quanta la Chiesa, non soltanto la sua appassionata riflessione culturale, la sua cura dell'Ambrosiana, della Biblioteca Vaticana, ma l'apertura mentale che gli ha dato il suo servizio nell'Est gli ha permesso, come si può ancora vedere dalle sue encicliche e dai suoi interventi, gli ha permesso anzitutto di dimostrare tutta la rilevanza pubblica della fede. Non dimentichiamo la soluzione che ha dato al problema del rapporto con lo Stato italiano e sottolineiamo anche in modo particolare la sua sensibilità decisa contro quella forma tremenda di neopaganesimo che fu il nazismo, insomma. Infine, il pomeriggio di questa visita, quasi una visita pastorale, la definisce l'arcivescovo stesso, si conclude con l'atto più importante, l'Eucaristia, presieduta nella Basilica dei Santi Siro e Materno, gremita. Ci sono tutti i preti del decanato e le 5 parrocchie della comunità pastorale Santa Teresa di Gesù Bambino. Insomma, ben lo si capisce ad ascoltare le parole del Cardinale, un momento di Chiesa vissuto nella gioia. Per il Vescovo, che indossa significativamente il pallio, un frammento viene donato come ricordo della visita alla Basilica e alla città di Desio, e porta tra le mani il pastorale, che furono di Papa Ratti. Raccomando vivamente di continuare su questa strada nella valorizzazione di tutte le modalità di coinvolgimento. Per una vita che anche nella crisi attuale sappia sempre essere in relazione con Dio e con gli altri. Soprattutto nei momenti di fatica e di crisi l'uomo sente che ha bisogno del noi. Non c'è io senza noi, questa è la cosa che dobbiamo dire e ridire insistentemente in questo tempo storico. Del resto Desio è anche il luogo di nascita di un grandissimo educatore che è il servo di Dio Monsignor Giussani, il quale ha ricevuto dallo Spirito un carisma straordinario diffuso in moltissimi paesi del mondo, che è appunto un carisma che non a caso ha voluto, riprendendo il Concilio, radicare nell'idea di comunione, cioè nell'idea che la persona scopre fino in fondo se stessa e il suo profilo solo nella relazione autentica con gli altri e con Dio. Ci avviamo verso la fine dell'anno e allora, come appunto ogni anno, martedì 31 dicembre, i Te Deum con l'Arcivescovo alle ore 16 presso il Pio Albergo Trivulzio, la Baggina più nota in via Trivulzio 15 a Milano, il canto del ringraziamento con il Te Deum e la visita ai degenti e alle persone anziane. Sempre martedì 31 dicembre, ma questa volta alle 18.30 presso la parrocchia di Santa Maria in San Fedele nella piazza omonima al centro di Milano, celebrazione eucaristica e il canto di ringraziamento per la città. Abbiamo sentito il Cardinale parlare anche del servo di Dio, Don Giussani, come straordinario carisma di educatore. E c'è un santo dei giovani, un santo che fu educatore straordinario, Don Bosco. Noi ci proiettiamo già nel 2014 per un evento che ha appunto come icona l'urna di Don Bosco, che verrà portata nella nostra diocesi e in Lombardia, ed è un evento non solo atteso, ma che proprio dà il là, diciamo, all'inizio di questo anno. Ogni tempo è convertito dal santo che maggiormente lo contraddice, diceva Chesterton. Ed è proprio vero, basti pensare a Don Bosco, l'apostolo, il santo dei giovani, al cui bicentenario della nascita, il 16 agosto 2015, ci si sta preparando con la grande peregrinazione mondiale della sua urna, che già ha attraversato mezzo mondo e che arriverà in Lombardia in 8 delle 10 diocesi della nostra regione. Un evento di particolare significato, voluto dai salesiani con il titolo Don Bosco è qui,
non, come è stato detto nella conferenza stampa di presentazione, per una sorta di esposizione del santo, ma per provocare ancora oggi una risposta nei giovani all'interno del decennio dedicato all'educazione. Dal 2009, ormai sono tanti anni, che l'urna sta toccando tutti i paesi del mondo, soprattutto quelli in cui sono presenti i salesiani, pensando ai tanti giovani delle nostre realtà, delle nostre regioni, pensando davvero a quelli che fanno più fatica, pensando anche un po' tutto il percorso che farà Don Bosco, incontrerà tanti giovani che magari vivono situazioni di grande difficoltà, e allora penso che sia una grande occasione per chiedere la sua protezione e il suo accompagnamento. Particolarmente significativo il calendario in diocesi di Milano, dove l'urna sosterà in diversi luoghi per ben 5 giorni. Accoglienza delle spoglie a Varese presso la Basilica di San Vittore il 31 gennaio 2014, giorno della memoria liturgica del santo. E anche questo è un grande onore. Fino alla sera del 4 febbraio, con l'appuntamento finale della fiaccolata e della messa delle comunità educanti presieduta dall'arcivescovo nella Basilica di Sant'Ambrogio, passando per tanti spazi, per il Duomo, il seminario, anche il carcere minorile Beccaria. Beccaria è un posto dove vivono parecchi ragazzi, una 60ina di ragazzi, con tantissime fragilità. Se hanno commesso reato è perché la loro vita in qualche modo ha vissuto disagi profondi. Ecco, portare Don Bosco al Beccaria significa in qualche modo sapere che il Beccaria non deve essere un posto chiuso, ma deve essere in qualche modo aperto alla nostra coscienza adulta e deve essere un luogo del quale ci facciamo carico insieme a Don Bosco. Pregherete con i tuoi ragazzi intorno all'urna? Sarà possibile che i ragazzi sentano la forza magari della preghiera di fronte a un testimone così importante? Noi ce lo auguriamo. Fra l'altro, in questi mesi stiamo preparando alcuni ragazzi anche per ricevere i sacramenti. Il cardinale Tettamanzi appunto amministrerà il battesimo, la cresima, e quindi ad alcuni ragazzi che stiamo preparando, per cui sarà un momento anche di forte spiritualità. E tutto per dire, Don Bosco è un dono per tutta la Chiesa e per i giovani di ogni parte della terra. La peregrinazio dell'urna di Don Bosco in stretto collegamento con il centenario della FOM. Sì, un evento mondiale addirittura che toccherà appunto la nostra regione. Per quanto riguarda la nostra diocesi, l'urna sarà in questa forma della peregrinazio presente in varie realtà, dalle 4 parrocchie dedicate a San Giovanni Bosco nella nostra diocesi, alla Chiesa Cattedrale, a Sant'Ambrogio, al carcere Beccaria, dove appunto San Giovanni Bosco incontrerà i ragazzi appunto che lì sono detenuti, e tante altre realtà, per dire proprio anche la poliedricità educativa dell'esperienza di Don Bosco. E l'appuntamento di cui parlava il cappellano del Beccaria è per il 3 di febbraio, quando questi ragazzi, ospiti appunto dell'Istituto Penale Minorile, riceveranno dalle mani del cardinale Tettamanzi i sacramenti dell'iniziazione cristiana. In ogni caso, Don Bosco è qui. Sul portale omonimo potete trovare tutte le informazioni del caso, come pure sul portale della Diocesi di Milano, www.chiesadimilano.it. E forse qualcuno lo avrà notato. Nelle immagini è scaricabile anche una app dedicata specificatamente sia per iPhone che per smartphone, e poi su Twitter, su Google Plus, su Facebook, insomma di tutto di più, e quindi insomma seguiamo. E vogliamo rimanere in un ambito giovane, questa volta con chi educa attraverso lo sport i ragazzi a diventare uomini veri. E il Natale degli sportivi è Natale, un appuntamento amatissimo nella nostra diocesi. Il campo va lavorato e curato, tutti lo capiscono se si parla di campi da calcio, ma quanti comprendono l'importanza di lavorare nel grande tesoro del campo? Quello fatto dei ragazzi e dei piccoli che vi si allenano, campioni comunque, anche se non avranno mai il nome sui giornali. È il lavoro tante volte non riconosciuto di questi allenatori, perché non è possibile che semplicemente attraverso lo sport fiorisca il bene, non è automatica la cosa, occorre qualcuno che guidi a far crescere il bene. Il Natale degli sportivi è uno degli appuntamenti più cari alla nostra diocesi e anche quest'anno non ha deluso le aspettative, con il cardinale che ha voluto incontrare gli allenatori, dai vertici alle squadre degli oratori, dal presidente del CONI Marzorati allo storico allenatore della nazionale di basket Recalcati,
Entrambi hanno iniziato a giocare in oratorio, fino a chi rende grandi i ragazzi portatori di handicap. Innanzitutto la cosa che vorrei precisare è che gli atleti che alleno sono veramente degli atleti. La carrozzina è solo un mezzo per poter giocare e quindi direi che l'atleta e l'uomo viene prima di tutto. E poi ancora l'allenatore della scuola calcio del Varese che dice: guardate negli occhi i giovani, se si divertono è molto più importante di qualsiasi altro risultato. A tutti l'arcivescovo, qui accanto il vicario episcopale di settore, Monsignor Pierantonio Tremolada, rivolge il suo augurio natalizio e riflette. Avete una grande importanza, non dimenticatelo mai, forgiate quel sacramento che è il corpo. Sappiate insegnare il concetto di squadra, dello stare insieme, con il quale si cresce. Non ho mai visto, aggiunge, un grande campione che non fosse intelligente, che non avesse, insomma, capito il senso della vita. Da qui il compito per gli allenatori. Vorrei che nascessero, nella libertà, secondo la possibilità, quelle che ho chiamato delle comunità educanti, cioè un insieme delle figure con cui il ragazzo ha a che fare, che lo aiutano a superare questa situazione di frammentazione e di narcisismo in cui tutti rischiamo di essere immersi. Quindi se una volta ogni tanto il coach si trova insieme al prete, insieme a una famiglia, insieme a un professore di scuola, insieme a un animatore di seminario, questo è il fascino dell'educazione. Poi la presentazione del sussidio proposto dalla FOM, come spiega il direttore Don Samuele Marelli, e dalla Commissione Sport. Sussidio nato da tante esperienze, appunto su sport, educazione, comunità. Circa 80-85 mila ragazzi frequentano nei nostri oratori l'attività sportiva, quindi un'attenzione da avere, volevamo davvero offrire questa opportunità ed è stato bello anche l'itinerario con cui l'abbiamo costruito, perché ci hanno lavorato in tanti, siamo partiti con uno schema, poi l'abbiamo riempito, poi l'abbiamo riadattato, l'abbiamo confrontato sul campo, diciamo che nasce dal campo e non a tavolino. Io vi ricordo che il sussidio di cui si parlava, il tesoro del campo, è disponibile e anche se magari allenate una squadra davvero di oratorio è molto utile, anche perché tratta di sport all'interno del progetto educativo oratoriano. Adesso per noi ancora un appuntamento con il Cardinale che vive giorni naturalmente molto intensi. Martedì 24 dicembre alle ore 16 sarà presso il carcere di massima sicurezza di Opera presso Milano per la visita ai detenuti e la celebrazione eucaristica in vista del Natale. Ovviamente vi segnaliamo questo momento ecclesiale, la celebrazione non è aperta al pubblico. Adesso è tutto per la seconda parte del nostro programma, ma rimanete con noi per la terza parte. A tra pochissimo. In queste settimane di avvento abbiamo sempre concluso la puntata con le spiegazioni di Monsignor Marco Navoni attraverso le singole domeniche, appunto, dell'avvento. Adesso invece apriamo la terza parte e vi diamo il benvenuto quindi nel nostro studio con questa ultima puntata delle spiegazioni, perché a fine invece della trasmissione odierna avremo una piccola sorpresa. Comunque ora, sesta domenica di Avvento. Siamo giunti all'ultima domenica dell'Avvento, la sesta, che nella nostra tradizione ambrosiana porta due titoli: festa dell'incarnazione e solennità della divina maternità della Vergine Maria. In questa domenica ogni anno si legge come brano di Vangelo il celebre episodio dell'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a Maria Vergine, quando l'Arcangelo a nome di Dio fa la proposta a Maria di divenire la madre del Messia, del Salvatore, del Redentore del mondo, la madre del Figlio di Dio incarnato, fattosi uomo. E nel momento in cui Maria risponde di sì, quando
dice il suo fiat, sia fatta secondo la volontà di Dio nella mia vita, ecco, in quel momento, nel suo grembo purissimo, si accende e sboccia la vita del Figlio di Dio che si è fatto uomo, che si è fatto carne. Ecco perché in questa domenica noi contempliamo e adoriamo il mistero dell'incarnazione, il mistero di Maria, vergine, scelta da Dio Padre, Maria che diventa la madre del Figlio di Dio. Come commentare questo mistero? Potremmo rifarci a un insegnamento del nostro padre Sant'Ambrogio, il quale, commentando proprio la pagina dell'Annunciazione, dice che se Maria Vergine è la madre del Verbo incarnato secondo la carne, secondo lo Spirito però ogni anima cristiana genera il Verbo di Dio se lo accoglie, se obbedisce alla sua parola. Ecco allora come anche per noi il mistero dell'incarnazione diventa attuale. L'Avvento ci ha inviato tanti appelli alla conversione, alla pazienza, alla vigilanza, all'ascolto, alla preghiera. Nella misura in cui accogliamo questi appelli e li trasformiamo in vita concreta, cioè li facciamo diventare carne della nostra carne, anche per noi diventa attuale, diventa reale il mistero dell'incarnazione che ci prepara al Santo Natale. E allora, per salutarci proprio in vista del Natale, le immagini di un presepe nel cuore di Milano, nella splendida Basilica di San Simpliciano. Da 30 anni, ogni anno viene realizzato un presepe nuovo, diverso. Andate a vederlo perché bellissimo ci è parso e insieme semplice, come dovrebbe essere qualsiasi natività. Sarà visitabile fino alla festa della Santa Famiglia il 26 gennaio prossimo. Ma tu dove abiti? Chiedono i discepoli a Gesù. Venite e vedrete. I pastori, prima dei discepoli, sono andati a vedere dove abitava il bambino. Così il presepio di quest'anno si è concentrato sul luogo, la grotta, dove Gesù è nato. È la sua prima casa, dove tutti possono entrare. L'intimità della nuova famiglia, così come quella di tutta la Chiesa, è offerta a chiunque voglia accostarsi al mistero di Dio, che si è fatto uomo come noi. Per rendere esplicito questo concetto, nella scelta delle scenografie non sono stati perseguiti i moduli tradizionali. Infatti, l'ambientazione del presepio è stata immaginata unicamente all'interno della grotta di Betlemme. La casa del bambinello, che accoglie tutti nella sua intima ospitalità, è stata posta in primissimo piano, così come l'aveva immaginata San Francesco. L'inizio dei lavori per eseguire questo presepio è avvenuto alla fine del mese di ottobre. Sono voluti quindi parecchie serate di lavoro da parte di una decina di collaboratori, ognuno specializzato nelle proprie caratteristiche. Bene, più volte il Cardinale ha ricordato in questo periodo di Avvento la necessità dell'ospitalità, dell'accoglienza. E allora, nelle feste, un'iniziativa di Caritas Ambrosiana che ha raccolto questo appello. Il pane spezzato è più buono dell'aragosta. Un po' una provocazione, cosa vuol dire?
che per chi è solo, per chi è veramente nella difficoltà, probabilmente stare insieme a tavola, condividere un pranzo con una famiglia è il regalo più bello. E dunque condivisione di un pranzo nelle feste, appunto natalizie. Caritas Ambrosiana si farà tramite tra la vostra eventuale disponibilità e chi è invece nel bisogno. Sono graditi inviti per i giorni nei quali ci si sente più soli, Natale, Capodanno, Epifania, ma anche per l'intero periodo delle feste. Per la disponibilità segnalare a 02 76 03 71, e in ogni caso trovate sempre gli approfondimenti su www.caritasambrosiana.it e su www.chiesadimilano.it. Adesso siamo alla conclusione di questa puntata. Noi torniamo giovedì 16 gennaio con la nostra Chiesa, nostra e vostra. Quindi per ora buon Natale e un felice 2014, e che sia veramente così per tutto quello che desideriamo come cittadini, come persone singole, come famiglie, come cristiani. E seguiteci comunque in questi giorni sul portale della Diocesi, perché avremo tutti gli appuntamenti con il Cardinale, quelli che abbiamo visto nelle segnalazioni poco fa. In ogni caso, grazie per averci seguito come sempre, anche, lo posso dire, per tutto questo anno, e ci rivediamo presto. Arrivederci.